Siamo con il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. In queste ultime ore, per quanto riguarda un servizio del comune di Vieste, ovvero l'ufficio delle entrate presso il municipio, a breve ci dovrebbe essere la chiusura di questo sportello, sicuramente utile a tanti viestani per i loro vari adempimenti. Sindaco, quali sono le motivazioni che portano alla possibile chiusura di questo sportello? Ma allora, prima di tutto la chiusura non è legata a un problema di personale o di messa a disposizione dei locali da parte del Comune di Vieste, perché il Comune di Vieste si è fatto anche negli anni passati, si è reso disponibile a dare gratuitamente i locali e anche la strumentazione, il computer e quant'altro fosse necessario. La chiusura, è stata giustificata dall'Agenzia delle Entrate nell'ottica di una riforma della stessa agenzia che prevede la telematizzazione di tutti i servizi, dell'agenzia. Cioè, oggi sarà possibile effettuare gli stessi servizi che si effettuavano allo sportello comodamente da casa tramite, il portale dell'Agenzia delle Entrate. Tal proposito, noi già, settembre 2016, con una delibera di giunta comunale, inviamo una richiesta di proroga alla prevista chiusura, perché era prevista la chiusura il 31-12-2016. Ci accordarono una proroga, infatti dovrebbe chiudere il 1 dicembre 2016. So che sicuramente i primi periodi ci saranno dei disagi, però noi, anzi, nel prossimo consiglio comunale ci impegneremo a chiedere un'ulteriore proroga di questa chiusura. Però è anche vero che stanno chiudendo tutti gli sportelli in tutta la Puglia. Faccio un esempio su tutto Corato, che è una popolazione notevolmente superiore a quella di Vieste, ma anche lì si è deciso, hanno chiuso lo sportello. Purtroppo, diciamo, in questa ottica di razionalizzazione dell'Agenzia delle Entrate, sono previste le chiusure di diversi sportelli, se non tutte, anche quello di Manfredonia è prevista più in là la chiusura anche di quello di Manfredonia. Però ovviamente, come ho detto prima, questi servizi adesso saranno online, quindi il contribuente potrà effettuare quello che normalmente faceva lo sportello direttamente su internet e magari. Ad esempio, faccio un esempio per quanto riguarda il codice fiscale per i nuovi nati, adesso la competenza passa direttamente all'ASL, cioè la ASL che deve rilasciare il nuovo codice fiscale con il duplicato del codice fiscale che poi arriva direttamente a casa. Quindi noi proveremo senz'altro approvando la mozione presentata dalla dottoressa Cannarozzi di una richiesta di un'ulteriore proroga o anche per il mantenimento stesso dello sportello, però sappiamo che in un'ottica nazionale non sono previste proroghe. Al contempo saranno lasciati tutti gli avvisi sia dietro la porta dove oggi c'è il funzionario, sia all'ingresso del comune, su come abilitarsi su internet per poter recuperare i documenti che di volta in volta vengono richiesti.